Ma buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Siamo appena tornati dal Conad, siamo andati a fare la spesa, sto montando l'appoggino sul quale appoggio appunto il telefono. Allora, che dire? Allora, adesso sta a casa Elena pure, Cristian è andato a scuola, sto mettendo a posto il petto di pollo, ho preso quasi... Qua che è 900 grammi di petto di pollo e praticamente io adesso vi faccio vedere, lo sistemo nella pellicola, lo divido a pezzettini così lo congelo, quando lo voglio ce lo faccio vedere. Guardate, petto di pollo, pellicola, quindi mi faccio le fettine e le congelo proprio così, tipo una, due fettine per volta congelo. Perché a volte serve a me, a volte serve a Pietro, quindi dipende insomma da chi lo mangio. Però solitamente sono sempre due fette per volta, quindi faccio così, tanto non mi costa nulla. Conosco persone che congelano praticamente, guardate, congelano praticamente tutto il chilo di carne e poi lo devono scongelare praticamente tutto. Quindi invece io lo divido, faccio le monoporzioni, così almeno siamo tutti più contenti. Vabbè, più che altro quando, insomma, quando ci serve lo usiamo. Ok, due. Poi il terzo pacchettino. Mi raccontate di bello? Io siamo stati a casa, ecco, praticamente... Mi stanno sistemando un po' di imperfezioni, mi manca l'ultima mano di pittura, più o meno ci siamo. Mi stanno facendo penare anche loro però, eh. Non solo la vecchia ditta, ma anche loro ci mancavano. E vabbè, dobbiamo fare, ormai ci sto. Ok. E l'ultimo pacchettino, eccolo qua. Lo congelo, quando mi serve ce l'ho. Queste qua le lascio in frigo perché me le mangio stasera, quindi le lascio per stasera. Ok, eccoli qua. Adesso questo uno lo lascio fuori perché me lo mangio stasera, mentre gli altri li congelo. Ah, adesso è pieno qua. Ho fatto praticamente per questo periodo che sto andando a Farata, ho fatto la settimana scorsa un po' di ragù, lenticchie, quindi le ho congelate in monoporzioni. Qua non c'entra niente, vabbè, metto qua sopra. Metto qua sopra. Uno, due, appoggio così. Tre, quattro. Ok, tanto poi le sposto. Olè. E adesso vado a fare un po' di polpette, che Pietro ha avuto un intervento al dente, ha fatto un impianto sabato, quindi non può mangiare. Di conseguenza, cioè, non può mangiare cose dure, vado a fare cose morbide. E gli facciamo le polpette. Adesso io non ho il pane, ma ho queste freselle che praticamente le devo consumare. E quindi se profumano, come faccio? Le metto a bagno, le metto a bagno, sì. Le metto un attimo a bagno. Le uso a mo' di pane, che non ho il pane dentro le bottiglie, con le parole. Ok, questo è il nuovo. Questo lo metto a bagno. Guardate, eccole qua, le ho messe a mollo, così si bagnano.
e ci faccio appunto le polpette. Intanto, quindi poggio qua, intanto mi vado a fare le verdure per me. Quindi mi pelo la carota, le zucchine, eccole qua. E poi a pranzo mi ci faccio il riso e stasera aspetto di pollo. Faccio così. Allora, queste metto qua, le lavo. Stamattina ho fatto il panino a Christian, che lui va a scuola. E lunedì esce alle 3, 3:10, sia il lunedì che il martedì, quindi comunque ho fatto il panino a lui e siamo andati a fare la spesa. Poi siamo passati un attimo a casa di la nuova per vedere che stavano facendo e niente. Mi taglio la carotina a pezzettini e mi taglio anche le zucchine. Sto pensando che deve venire Mondo Convenienza a casa, ancora non mi chiama, non ci chiama. Speriamo che appunto oggi ci chiamino, perché mi hanno detto che l'8 mi chiamavano, quindi attendo con ansia questa telefonata. Ecco, sì. Sabato dovremmo andare da Ikea, vediamo un po' se ci riusciamo. E poi niente, mi devo muovere perché mi devo comprare ancora il vestito per la comunione. Io ancora non ho fatto niente. Manca un mese. Vi faccio un tailleur tranquillissimo, senza vestiti, senza fronzoli, perché io non sono fatta così. Ormai penso che mi conoscete, sono la persona più semplice del mondo. Potessi ci andrei pure in pigiama. No, vabbè. In pigiama proprio no. Però ecco, diciamo che sono molto semplice, quindi cose proprio molto alla mano. E voglio farmi un tailleur. I ragazzi sono già vestiti, tutti e due. Ho provveduto anche alle scarpe. Manca Elena e manchiamo noi. A Cristian ho preso un bel completo di camicia e pantalone. E ad Alessio pure pantalone e ho preso una maglietta della marca Vans, bella, mi piace la Vans, quello. E poi ho preso le scarpe, allora Christian, gli abbiamo preso un paio di scarpe di, non so se conoscete, di Tommy Hilfiger, spettacolari, bellissime, le ho trovate in promozione e le ho prese subito. E ad Alessio ho preso un paio di Adidas, tanto comunque Alessio le sfrutta sempre. Ma anche Cristian quelle le può sfruttare perché sono semi sportive, eleganti, un po', insomma. E niente, dai, mi da un attimo questa zucchina. Ah, le bomboniere mi sono arrivate. Cioè, abbiamo fatto le bomboniere che sono veramente una cosa carinissima. Praticamente abbiamo fatto le saponette con il nome Christian, ma spettacolari, poi ve le farò vedere, non ce l'ho qua, ce l'ho da mamma, che appunto col fatto che dobbiamo fare il trasloco e appunto ho paura che, perché sono molto delicate, quindi ho detto ma tienitele tu e poi me le dai. E niente. Qua da noi c'è un tempo, cioè praticamente è scoppiata l'estate, è estate, cioè non sopporti neanche il giacchettino fino addosso, ci vuole una mezza manica. Praticamente è estate. E vabbè, mi finisco di tagliare queste zucchine e vi faccio vedere poi, se no qua il video mi dura un'ora. Ed eccole qua, adesso ci metto un po' di sale, perdonate la padella, un po' la devo buttare questa, la sto finendo proprio di usare qua, anche se è una Pedrini, ma è rovinata, quindi la sto finendo di usare qua, poi la butto, non me la porto di là. Di là devo comprare anche qualche altra padella, perché sono rimasta proprio a corto di padelle.
Allora, metto sale e poi alla fine ci metto un goccio di olio a crudo, però, quindi faccio prima finire di fare. Allora, qua le preselle le ho tolte, si sono bagnate e praticamente le ho frullate perché erano troppo pezzi grossolani. Pietro non li può mangiare e quindi ho deciso di fare così. Fammi vedere, sì, viene bene così. Così è perfetto proprio. Ok, adesso ci metto quella carne macinata, le uova e quant'altro, insomma. Io ci metto anche un po' di una spruzzatina di aglio, un pochino di origano, ma giusto il profumo, insomma, ecco, diciamo che ecco, parmigiano no, perché a loro non piace, cioè a Pietro non piace, quindi non ce lo metto, ma qua dentro parmigiano, pecorino, vabbè, ci metto le uova, comunque vabbè, le faccio molto molto semplici. Allora, ho unito tutti gli ingredienti e adesso impasto e poi mi vado a creare le mie polpette. Allora, io le faccio morbide, non dure, quindi su praticamente con questa consistenza neanche il pan grattato ci va, ho visto, perché comunque le preselle già erano abbastanza durette. Allora, ci vuole il sale. Ci sta, ci metto giusto una spruzzata di origano, ma proprio giusto il giusto. Il pepe non ce l'ho, però ci metto pure quello. È finito. Ah no, un po' ce l'ho, quindi proprio giusto giusto che dà sapore ce lo metto. E poi ci metto un po' di questo. Allora, nelle polpette, non so voi, ma noi mettiamo la noce moscata che ci sta benissimo. Solo che non ce l'ho, è finita, quindi la devo comprare, ma ormai non la compro, la compro a casa nuova. La devo comprare però. Nel frattempo qua ho messo a fare anche un po' di sughetto, così che quando viene il bollore io ci butto direttamente le polpette dentro. Ovviamente non le vado a fare tutte, a cucinare tutte, le congelo poi un po'. Specialmente ecco per la settimana prossima che proprio starò incasinatissima. Allora. Ok, quindi. Dunque, vado a fare la mia polpetta. Allora, eccola qua, e la vado a immergere direttamente in questa pentola dove ho messo a fare già un pochetto di sugo. Allora, ne faccio una, due, ne faccio cinque, le altre le congelo. Tanto Cristian sicuramente se le mangia anche stasera, così. Due. Non le faccio grandissime, solitamente sia a Pietro che a Cristian piacciono le polpette proprio veramente enormi, grandi. Invece per esempio mia nonna le fa piccole 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 piccole. Anche a me piacciono piccole piccole, ci perdi tanto tempo, però secondo me sono più buone. E ma infatti adesso le faccio più piccole perché ho paura che Pietro non riesce. Faccio più piccole, sì, meglio, no? Due più grandi e un pochino più piccoline, secondo me è molto meglio. Ok, faccio un'altra e basta. Altra? C'è un'altra, sono piccole quindi... Queste fanno una tira l'altra.
poi le restanti, insomma, le congelo. Vedere un po' e le facciamo così, senza prima friggerle, vengono buone, bollite nel sugo. Vi posso dire che non sento la differenza, sono buonissime, vi posso dire la mia. Adesso che avrò la friggitrice ad aria, le voglio prima farle con il pangrattato in friggitrice ad aria e poi le voglio buttare nel sugo. Voglio provare anche la differenza così, ma ecco, ce l'ho la friggitrice d'aria, ma ce l'ho buttata sul letto, sull'armadio, che ecco, fin quando non ce ne andiamo, insomma. Ok, basta. Adesso vi stacco la registrazione e mi vado a fare la restante parte di polpette e le vado a congelare. Rieccomi, ecco, le ho finite. Ce ne sono uscite 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15. 15 polpette che adesso andrò a congelare. Eccole qua. E queste polpette adesso le vado a congelare. Allora, praticamente ci metto una pellicola o una carta stagnola, vediamo, e le congelo proprio così. Così che quando mi servono le stacco, insomma, me le prendo. Quindi vados. Nel frattempo, ecco Elena. Saluta Elena. Di buongiorno. E poi intanto sta qua col tablet, qua ha fatto due, stavo togliendo un po' di giochi. E qui abbiamo Ale. Ale, di buongiorno. Buongiorno. E niente, qua il sughetto sta facendo pian piano, fanno passare la fiamma. E lo faccio consumare pian piano. Così poi ci condiamo la pasta. Ok, vado a stendere una lavatrice e ci rivediamo. Nel frattempo qua abbiamo aperto la pasta delle principesse. È stupenda! Elena, ridi per la miniatura! Guardate che bella! E ci escono praticamente tutte le forme della Disney, quindi castello, scarpetta, fiore, principesse stesse. Non le fa cadere, questo dobbiamo mangiare. E tutte le principesse, insomma, ci escono belle, belle. Tasta, sì. Eh sì. E qua il sugo che adesso spengo si è cotto. Anche le zucchine cotte, quindi spengo. E adesso vado a fare la pasta. Vabbè, adesso le fettuccine vuole, quindi le facciamo. Poi Elena la pasta delle principesse e a Pietro le pennette e io il riso. Quattro primi diversi oggi. Olè, olè, olè. Fettuccine fatte. Ho fatto anche la pasta, ecco qua, ad Elena. Polpette, se lo vogliono per secondo. Qua sto buttando la pasta a Pietro. Vado a fare questa, se la deve mangiare fredda, quindi insomma, esatto. E niente, in piatto e poi ci vediamo tra poco. Ti sto facendo la pasta delle principesse. Ah, Alessio le tagliatelle, le fettuccine. Sì, ti garba come menù, ti piace? Va bene. Allora, pronta anche la pasta di Pietro. Pietro qua sta facendo le fave. Sta sbucciando le fave di nonna Flavia. Elena ha quasi finito. Questa è la pasta mia. Me la vado a condire con giusto una goccina di sugo. Mi mangio anche io una polpetta e mi mangio le verdure vicino. Chiudiamo qua questo video. Vi auguriamo buon inizio settimana. Iscrivetevi al canale. Speriamo anche per noi sia una settimana fortunata. Vabbè, Elena si sta guardando Wish, il cartone nuovo che è uscito, stupendo, bellissimo. E ci vediamo prossimamente. Va bene? Ciao.
Bacione grande, ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao!